Sì. Allora, si chiama Monica Putti e fa finta di essere alle prime arti, alle prime armi, in realtà insegna all'Istituto d'arte, ceramica da quanti anni? 25? Quant'è che lavori? Quest'anno è il 25esimo, ma sai, per questo cui, a parte la formazione scolastica... Mi piace molto il discorso della condivisione. La ceramica è condivisione. Cioè, me ne sono accorta nel corso del tempo, quando vengono bambini delle elementari, bambini delle medie, e quando, ne so, ho delle colleghe anche piuttosto che vogliono mettere le mani in pasta, perché... Poi insomma sembra che sia curativa questa cosa, io il motivo non lo so. Ora io provo a fare un'operazione. Però sì, c'è, nonostante che, voglio dire, l'istituto d'arte ormai non c'è più, no? Il design della ceramica non se lo fila più nessuno, però effettivamente poi se si va a vedere a livello anche internazionale quanti artisti, da Mimmo Paladino, un sacco di gente, di artisti anche datati, stanno ritornando a questo antico fare della ceramica. E allora qui un motivo ci sarà, insomma, perché forse la ceramica è una delle prime produzioni artistiche. E boh, non lo so, però poi nel frattempo infatti non ci sa, cioè, a scuola pochissimi iscritti. Poi preferiscono tutti il computer o la pittura, la bella pittura. E questo non lo so perché. Però invece non lo so. Questo era uno scopo, eh. Mi sono insegnata ormai da pensione, ma non ci mandano. Senti, io provo, Quindi mi diceva di questo lavoro? Le cotture a cielo, ora questa non è una vera e propria cottura a cielo aperto, però insomma è un modo informale per cuocere dei pezzetti fatti in modo informale. Comunque, poi facendo tutta, cioè, perché a me questa cosa mi è venuta voglia di fare a maggio, che c'è stata nel Nicchio la festa della ceramica, quella organizzata dal maestro Pizzichini, l'anno scorso c'era Caruso, quest'anno non mi ricordo più chi c'era, e lì ho fanno questi tre giorni di festa della ceramica, perché nel Nicchio è la contrada dei vasai, e tutti gli anni invitano delle persone, e quest'anno c'era questo Giovanni Maffucci che è uno di Pistoia, ragazzo giovane, un chimico prestato alla ceramica, cioè nasce dalla chimica, esce fuori, lui fa tutta una ricerca particolare perché va nei boschi, cerca l'argilla, quindi parte proprio qui, insomma è una cosa molto più, come si dice, arrangiata. E, insomma, vista questa cosa mi è venuta voglia di sperimentare questa cosa, e naturalmente io insegno al liceo artistico, il FU, istituto d'arte, chiaramente lì queste cose non è che si possono fare per tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza, insomma, che Burroni mi ha invitato in questa situazione, ho pensato bene di, anche perché poi la ceramica è condivisione. Da soli queste cose non ha molto senso farle. E poi, insomma, visti anche i tempi, che c'è bisogno anche di condividere, forse trovare un altro modo per cucinarsi le ceramiche, visto che è un forno da ceramica costa. Insomma, è costoso fare ceramica, sì, che insomma può diventare un modo altro di condividere delle situazioni, poi quello esce fuori non garantisco, perché per me è la prima volta. E questi lavori sono stati realizzati in precedenza? Allora, questi lavori sono stati realizzati 15 giorni fa, alcuni da artisti che hanno partecipato all'evento, altri da bambini o comunque persone che erano qui. Le argille sono tutte argille che ho in qualche modo modificato aggiungendo della sabbia, perché altrimenti un'argilla normale, un'argilla da maiolica messa dentro al fuoco così scoppierebbe.
quindi sono tutte argille, insomma, in qualche modo c'avevo una campionatura a casa, rimodificate con sabbia di Follonica, sabbia di... L'anno scorso dove sono stata? In vacanza? In Calabria, sì. Insomma, con sabbia, silice. Ora poi si vede quello che viene fuori. Quanto tempo durerà questa cottura? Ah, questo siamo tutti alle prime armi, non lo so, penso che per le 11 mezzanotte sarà, insomma, fino a mezzanotte, perché poi vi chiudo. Ce la dovremmo fare.